Giunta al termine la prima parte delle riprese del film A pranzo la domenica, diretto dalla regista Mariella Sellitti. Ora la produzione si sposterà prima a Roma e poi in Ungheria per concludere le ultime scene. Protagonisti della pellicola Lorenza Indovina e Cesare Bocci, ma non mancherà il coinvolgimento di comparse locali, conferendo così un tocco di autenticità e familiarità alle scene. Tra queste hanno avuto un ruolo di primo piano i membri del gruppo teatrale La Locandina, volti storici della scena teatrale locale. La macchina produttiva, con l'arrivo di truppe e cast, ha portato benefici anche alla città di Nocera Inferiore, coinvolgendo strutture ricettive, servizi di ristorazione ed attività connesse allo spettacolo del territorio. La trama del film è una trama apparentemente molto semplice, è la storia di una donna di 55 anni, Adele Attianese per l'esattezza, che alla morte della madre, con cui ha vissuto per 15-17 anni più o meno, si ritrova totalmente sola, ma non soltanto sola dal punto di vista emotivo, ma soprattutto sola perché ha vissuto non solo con la mamma, ma anche grazie alla pensione di accompagnamento della madre che era ammalata. Alla morte della madre deve rifarsi una vita e chiaramente non è facile per tante ragioni, come si può immaginare, perché è una donna di 55 anni e quindi trova difficoltà ad avere lavoro. Come ho scritto nel primo soggetto, insomma all'inizio del primo soggetto, era troppo giovane per la pensione in qualche modo, ma è troppo vecchia per il mondo del lavoro, almeno in Italia. E quindi noi seguiamo le difficoltà di questa donna che a poco riprende in mano la sua vita. Una vita nella quale hanno un ruolo fondamentale anche i fratelli, perché questa è anche una storia familiare, una storia di rapporti familiari. Una storia nella quale soprattutto ci si rende conto che spesso le persone che sono intorno a noi non sanno veramente chi siamo. Quando io ho cominciato a scrivere il soggetto, quindi la storia iniziale del film, io l'ho immediatamente immaginata a Nocera. Questa storia ha delle radici, tra virgolette, antiche, nel senso che il primo spunto l'ho avuto 15 anni fa, forse anche di più. E immediatamente ho immaginato questo personaggio come un personaggio della mia realtà nocerina, perché io sono nata qui e chiaramente ho molti riferimenti, anche non solo familiari, ma proprio anche culturali. Per cui Adele Attianese è sicuramente una figlia, diciamo, della terra non tanto nocerina, dell'agro nocerino, della Campania Felix, possiamo dire. Abbiamo girato lì nella piazza davanti al liceo, ma praticamente abbiamo girato un po' ovunque qui a Nocera. Da un certo punto di vista anche un cerchio che si chiude per lei. Non so se è un cerchio che si chiude e poi se ne riapre un altro. Io non sono mai guardo sempre avanti più che guardare indietro, perché penso che sicuramente questa esperienza che sto ancora vivendo, perché come ha detto giustamente lei, siamo ancora nel vivo delle riprese. Abbiamo iniziato le riprese l'8 di novembre. Abbiamo fatto queste settimane fino a ieri, le abbiamo girate qui a Nocera. Ora ci spostiamo a Roma, dove faremo degli interni, perché per chi mastica di cinema lo sa, spesso interni ed esterni non vengono girati tutti nello stesso posto, ovviamente. E poi ci sposteremo da Roma in Ungheria, perché l'Ungheria ha una parte attiva nel progetto, dal momento che il progetto è anche supportato da una coproduzione ungherese. Quindi alcune scene verranno girate anche lì, nei dintorni di Budapest, località che non pronuncio perché farei sicuramente una gaffe, comunque saremo nei dintorni di Budapest.